Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono CGV24 e oggi siamo qui tornati con MotoGP 17 con la nostra Gina il volante. Guardate com'è perfetta, accoppiata, cioè guanti, tuta, vabbè, magari i guanti potrebbero anche essere celesti, anche il casco poi lo cambiamo, però vabbè, lasciamo sta moto è bellissima, è stupenda la livrea di sta motocicletta. Andiamo, andiamo, andiamo. Vedete che partiamo un po' più avanti, partiamo un dicesimi buono, buono, molto più avanti, te lo dico, vabbè, tredicesimo, mentre Guevara si dicesimo. Io ho fatto tutta la qualifica, se non sbaglio, con Guevara, cioè mi portava presso Guevara, poi io facevo dei temponi, facevo delle staccatone, in qualifica delle staccatone, cioè non si sono mai viste. Povero Pulkkinen che parte sempre 32esimo, vabbè, però andiamo, andiamo. Giorno la pista, i piloti cercano la Da quanto tempo non concentrazione sentivo Guido propulsiva Meta per partire in all'Alpine del MotoGP, Qatar Madonna santa. qui a Doha. Andiamo, 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 dai, 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 dai. Abbiamo Vettel vicino. È Migno. Non ho capito. Dai, dai, vicino abbiamo Vettel. Dai, 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 via, 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 andiamo, 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 andiamo. Partiti a caso, vabbè, niente, lasciamo stare, ho già capito un cazzo. Siamo partiti anche abbastanza bene, poi ci stanno risucchiando. Madonna santa, esagerato però. Vabbè, va bene, siamo un po' così. Mi sa che soffrivo parecchio di motore, ma cadevo per andare a salvare sta botta Migno di Gian Antonio Vettel presi. Ok. Decima posizione, ottava, Bastianini, Antonelli che si fa settimo, Antonelli sei troppo in avanti, caro mio, Madonna santa! Oh! Con calma, Gina, con calma. Vabbè, mi ha impennato pure. Gestiamo la sua situazione. Non ci torneremo mai più in quinta posizione, gestiamo, non facciamo come Zarco il MotoGP, scusatemi, Fenati ho dato una Maxi terzo. La vittoria. Cazzo, la vittoria al Sachsenring mi ha dato un po' di energia. Non ci capiterà mai più di essere secondi, quindi Gina con calma, non fa niente se Mir se ne scappa. Meglio lottare per un podio assurdo. Cioè non voglio fare come Zarco che all'inizio della gara in MotoGP ha detto mio Dio, ma che, cioè si era visto già in qualifica che avesse un buon approccio con la MotoGP. Però poi, cioè, in gara stava dando, cioè stava andando sostanzialmente, ha detto questa la vince proprio per distacco. E vabbè, dove andiamo? Poi è caduto, e ha vinto Vignales, vabbè, una gara fantastica, cioè è stata una gara stupenda la prima in Qatar, con Giannone che cade appresso a Marquez, madonna, ci sono rimasto malissimo per Giannone perché pure stava facendo una bella gara. Poi sostanzialmente vedendolo debuttare così se ne è sceso tantissimo nelle altre gare, un peccato enorme, un peccato enorme. Adesso vi farò vedere come sul rettilineo ci superano i 333. Guarda, McPhee c'ha un razzo, McPhee è illegale, di Gian Antonio Canè, madonna santa, è impressionante la differenza. Qua cado, qua cado, qua cado, qua non la tengo, l'ho tenuta, va bene, già è tanto, non fa nulla, non fa nulla. Non fa nulla, non so perché io ho frenato insieme a loro, ma proprio sono stato risucchiato. E vabbè, però siamo già di nuovo quinti. Dai, 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 abbiamo Martin davanti. Purtroppo il terzo settore lo soffriamo tantissimo. Ci ha rovinato la qualifica col terzo settore perché noi potevamo lottare anche per una sesta posizione. Non tranquillamente, ma potevamo lottare per andarci. Mi sono uscito di merda da sta curva. Dobbiamo lottare per andarci, purtroppo soffriamo un casino nel terzo settore, non so perché, non le riesco a affrontare bene le curve in alta percorrenza. Chiudi, 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 no, niente, niente, niente. Guardate quanto perdiamo adesso in questo terzo settore. Antonè, io non ho fatto nulla, hai fatto tutto tu, cioè io ti ho dato tutto lo spazio possibile e immaginabile, anzi pensavo di andare a Nola perché. Lasciamo stare. Oh, scusami Martin, ci siamo inseriti, però adesso ci supererà un'altra volta.
perché io nel terzo settore soffro un casino. Non ci posso fare nulla. Stiamo prendendo la corda di tutte queste curve. In qualifica non abbiamo fatto mezza volta, abbiamo perso 7 decimi sullo settore, incredibile, cioè abbiamo dato un paio di decimi a Martin, quando poi prendiamo 7 decimi da tutti praticamente questo settore. Tutto cambia marcia in uscita, sta cosa mai farla. Che errore. Allora, per colpa di quella, di quel lungo in curva 1 in questo giro siamo fottuti il podio, però magari per una quarta posizione possiamo ancora lottarci, basta che non facciamo minchiate alla prima curva. Già l'abbiamo fatto nel scorso giro, non dobbiamo fare minchiate alla prima curva, tanto loro ma ci riprendono, suppongo, forse no, sai, forse no. Il genitore mi ha superato. Però è già importante non andare lunghe, ci sono bulle che migno qua dentro. Oh, con calma, Martin dov'è? Eccolo. Ci prendiamo la posizione anche su Digia, Digia, Digia in esterno, sì, in uscita l'abbiamo presa. Adesso gestiamo sta quarta posizione, sarebbe oro colato, cioè dove si è visto che un debutto del genere. Attenzione, Digia non andò, l'avanti stanno prendendo a paccheri McPhee e Canè, ma McPhee sta facendo una gara fantastica. Cazzo, non cadevo all'ultimo, Bulega, Migno, Digia Antonio. Attenzione, qua si prendono paccheri fra di loro nello Skyrim Team VR46. Però come al solito adesso partirà il T3. Se non lo facciamo perfetto come prima ci fottiamo qualsiasi possibilità di andare al quarto posto. Attenzione su Bulega, la teniamo dentro, sì. Prendiamocela anche su Migno se riusciamo. Riusciamo a chiudere? Riusciamo a chiudere, mi sa di no. Ci passa, non ci passa. Grande, 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 grande. Come si sono passati in mezzo sti due. Incredibile, incredibile. Mirra, vabbè, sta già sul podio. No, no, oddio, Fenati? Pensavo fosse Martin. Fenati non l'ho visto proprio sta gara, spunta adesso. Vabbè, impossibile, impossibile, impossibile. Non può, sì, no, però Migno pure tu no. No, Migno, no, non sono la buttata di turno, ti faccio passare tutti. Dammi un po' di scia, ti prego, Romano, non ti passo, non posso passarti, ma dammi un po' di scia, no, no, Migno, 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 Migno. Ti vedo, Migno. Di Gian Antonio, questo mi supera. Non lo reggo. P5, cosa? Cioè, no, no, siamo arrivati in quattro insieme. Non so se siamo arrivati quinti. Sì, Madonna sa. In quattro. Noi di Gian Antonio Migno Bulega, poi dietro c'era Martini. Che finale di gara è stato? A parte il giro veloce di Mir che ha dato 4, 5 decimi a McPhee e Canè come giro veloce, ne abbiamo girato in 2.12 e 5 a lui 2.18. Cioè in gara fanno paura questi e siamo a difficile neanche reale. Però sono 11 punti pesanti, cioè non mi sarei immaginato un quinto posto. Comunque siamo la prima KTM. È una bella soddisfazione. C'è da festeggiare perché siamo partiti undicesimi. Siamo partiti. No, non essere triste comunque. Cioè, voglio dire. Siamo partiti undicesimi. Ma mai nella vita avremmo potuto fare un risultato del genere. Siamo stati bravi, 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 bravi. Ci sta ricordando da 3 episodi che dobbiamo vincere una gara. Ma vabbè, 11.000 punti di reputazione. Devo capire ancora questi punti di reputazione cosa è che possiamo fare. Forse sempre le moto. Può essere. Tipo se noi andiamo in squadre. Moto 2. Sì, esatto. Ci sta lo Sky Racing Team VR46 con Bagnaia e Manzi costa 200.000. Vabbè, presto, cioè è passata la prima gara solo. La KTM ha la stessa livrea opaca della Red Bull, è qualcosa di fantastico. Sta moto è fantastica. Vabbè, però ci vuole ancora tempo. Ci vuole tempo per parlare di questo.
Per esempio, voglio vedere, ah, costano 40.000 quelle della Moto 3. Ah, addirittura queste sono sbloccate. Cioè, si vede che ci potremmo anche andare con un'offerta di contratto. Vabbè, ma è presto per parlare di questo. Noi ci vediamo quindi nel prossimo episodio. Un quinto posto perfetto, cioè, siamo stati perfetti in sta gara. Quindi direi che per questo video possa essere abbastanza. Ci vediamo alla prossima.